Siamo qui al Teatro Manzoni con Vincenzo Salemme. Buongiorno Vincenzo, benvenuto ai microfoni di SMS News Quotidiano. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora, in scena con Napoletano e Fammi una pizza dal 13 dicembre fino all'8 di gennaio. Allora, Vincenzo, intanto ci può raccontare come è nata l'idea di questo spettacolo che racconta appunto la napoletanità e i luoghi comuni che spesso insomma ci sono sui napoletani e su Napoli? Allora, quello della napoletanità è un filo conduttore dello spettacolo, è un dialogo tra me e il pubblico che fa da collante a vari frammenti di due commedie diverse. Una è Con tutto il cuore e l'altra si chiama Una festa esagerata. Le ho intrecciate insieme perché ci sono due porte finestre che affacciano su una terrazza di un condominio napoletano e dentro quelle due case abitano le famiglie protagoniste delle due commedie. E quindi io passo da un ruolo all'altro e con me, i miei attori, le mie attrici, nel senso della mia compagnia, e mi levo la giacca e parlo col pubblico. Quindi è un insieme di cose, è quasi un meglio di. Ed è nato dopo il Covid, perché io mi ero fermato, come tutti quanti in Italia, ci eravamo fermati il 4 marzo del 2020, avevano chiuso i teatri purtroppo, e quando riaprirono io decisi di riprendere da dove mi ero fermato, stavo facendo Con tutto il cuore, allora ho preso e ne ho fatto diventare uno spettacolo, quasi una memoria di quel momento. Ecco, tra i tanti luoghi comuni appunto che ci sono su Napoli, sui napoletani, qual è quello che magari la infastidisce un po' di più e quello che invece la fa sorridere di più? Ma mi dà fastidio pensare a Napoli come una città folcloristica, perché al di là di tutto quello che mi dispiace è proprio questo, cioè che questo insieme, questo quasi coacervo di luoghi comuni che c'è, ci facciano diventare sempre una città poco seria. Invece è una città, voglio che sia una città normale. Ecco, non mi piace pensare a Napoli come è, né come un fatto di cronaca per le vicende criminali, né come una barzelletta. Mi piace pensare a Napoli come una metropoli seria. Quindi, per esempio, vedere la squadra del Napoli comportarsi così bene, così seriamente, mi riempie di orgoglio. Bene, ecco, aveva già portato questo spettacolo lo scorso anno qui al Teatro Manzoni, ma poi lei era stato la prima volta nel 1980, se non ricordo male, con il Sì, maestro Edoardo De Filippo. sì, sì. Che ricordo ha di quella prima volta qui in questo prestigioso teatro? Meraviglioso, meraviglioso, un ricordo bellissimo. Innanzitutto perché è 43 anni fa, 42 anni fa, quindi vorrei un po' tornare indietro a quella giovinezza. Oddio, adesso sono contento pure così, è passato, me la sono vissuta. Però fu un momento meraviglioso, anche perché arrivai, ero un ragazzino e quindi mi aspettavo da Milano, insomma, la compagnia erano tutti abbastanza grandi di età, per cui ero più o meno solo, ma arrivare a Milano, era un mese di maggio, trovare una città così bella, così luminosa, perché mi aspettavo di trovare una città freddissima, provare solitudine, sai, e invece mi innamorai proprio di Milano, mi piacque tantissimo, feci tante amicizie, ragazzi, ragazze, ogni giorno vedevo ragazze nuove, no, cose, diciamo, però fu un momento bellissimo, mamma mia. Bellissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Napoletano e Fammi una pizza al Da Teatro stasera, Manzoni. 13 dicembre, fino all'8 gennaio 2023, il 31 di dicembre andremo in scena con due spettacoli, uno alle 17:30, finito quello ci cambiamo, voi andate a casa, quelli delle 17:30 andate a mangiare qua, poi arrivano quelli successivi, che qualcuno mangia prima, ma ci facciamo un altro spettacolo dalle 9:30 e brindiamo insieme, arrivata la mezzanotte, a un anno nuovo, senza avanzire, senza guerra, basta, vogliamo un po', niente che, un po' di pace, un po' di serenità e stare in allegria, in famiglia, belli, venite qua, che ci divertiamo, non vi preoccupate. Grazie Aspetto. mille.